un po' più lamoso, un po' più sottile, tende più ad esaltarne le acidità dei vini. Questa è un po' la mia sensazione. Quindi, anche qua, perché voi dovete calcolare, finisco, che noi andiamo dal grappolo all'etichetta. Ci sono due tipi di vini, sempre fatti con l'uva. Un vino di cantina e un vino di vigna. Porto l'esasperazione. Grandissimi produttori, a livello industriale, fanno il vino con l'uva, ma in cantina. Qual è il problema? Ne arrivano talmente tante tonnellate, migliaia di quintali di uva, che da gestire è un problema. Noi siamo l'esatto opposto, tutte e due facciamo il vino con l'uva, ma noi prima pensiamo cosa vogliamo fare, e allora a quel punto lì interviene l'agronomo, interviene molto i racconti dei vecchi che ti dicevano: no, guarda, in quell'appezzamento là ci hanno sempre messo la barbera, hanno provato a mettere il timorasso ma fa schifo, vai avanti con la barbera. Poi arriva l'agronomo, fa l'analisi e dice: sì, guarda, è un terreno da barbera, non da timorasso, per dire. E quindi si pensa cosa si vuole fare da prima di piantare la vigna per arrivare qua. Quindi è un vino fatto in vigna. E noi, come gestori della situazione, incidiamo il 10 o il 20% a non cercare di rovinare tutto in cantina, quello che ci ha dato la natura. E adesso andiamo con la degustazione. Esatto.